breve percorso sull'acquedotto storico. Qui siamo in prossimità del Ponte Sifone e ci dirigiamo adesso verso Via delle Ginestre. Questo è un piccolo tratto nel bosco. Hanno messo una ringhiera lato valle per evitare di cadere, mentre invece lato monte c'è un fossetto di un metro e mezzo, che anche se si dovesse cadere non ci sono grossi problemi a tornare su. L'acquedotto si percorre bene perché praticamente in piano, con una leggerissima pendenza verso Genova. In questo caso stiamo andando in discesa, quindi anche la leggerissima pendenza non si avverte. Buongiorno. Buongiorno. È una zona adibita al passeggio dei cani, come abbiamo visto. Si incontrano anche persone che fanno trekking. Oggi la giornata non è particolarmente luminosa, per cui poca gente. Qui siamo in prossimità dei giardini pubblici di Via delle Ginestre. Intravediamo qua sotto alcune installazioni per i giochi dei bambini. E là ci sono dei cagnolini che girano. Qui hanno fatto con dei pallets una specie di punto di per sedersi e tavolino annesso. Ingegnoso, anche se molto, molto elementare. Ancora uno sguardo sopra i giardini pubblici. E adesso qui ci avviamo verso la zona residenziale. Infatti si cominciano a intravedere i palazzi. Questa è la prima casa, una casa fatta prima dei palazzi. Eccola qui. Qui c'è un cagnolino che vuole entrare in casa? Oh no, forse fa solo un giro. Qui in questo punto c'è un collegamento con questa scaletta in questa proprietà privata e anche una deviazione. Infatti l'acquedotto qui procedeva in questo senso ed è interrato, mentre invece qui abbiamo un sentiero. Qui probabilmente l'acquedotto è sparito sotto. Presumo che questa sia una zona di frana, perché qua più avanti ho visto che c'è dei muraglioni di cemento fatti in epoca recente, che servono appunto a contenere eventuali frane che andavano verso questo palazzo qui. Ecco, qui si vede bene le opere realizzate con un paramassi. Qui c'è un altro. Però noi dobbiamo tornare indietro, eh? Sì, sì. O si può fare un giro tondo? No, devo tornare dietro di qua. Buongiorno. 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 Qua abbiamo un punto in cui il muretto laterale è caduto, quindi c'è stata messa le transenne e questo pezzo lungo qua avrà
ancora pochi anni di vita, poi va giù. Ed ecco qui che riprendiamo l'acquedotto. Qui l'acquedotto riesce di nuovo, infatti riappare. E adesso noi lo riprendiamo in questo punto. Qui siamo proprio esattamente dietro la cosiddetta piazza delle ginestre, in realtà non lo è, qui c'è il 49 che fa fatica a fare manovra. Procediamo. E questo è il tragitto. C'è questo palazzo proprio prospiciente l'acquedotto. E questo è il passetto. Io mi ricordo che qui sopra a destra c'erano dei prati, ma dove fra l'altro avevamo girato un pezzettino del mio famoso telegiornale, che potete vedere sempre sul mio canale, in cui facevamo vedere un'attività di tiro con l'arco, ma io non vedo più né sentieri di accessi né zone pulite, quindi temo che la vegetazione abbia preso il sopravvento e abbia fatto sparire i prati che c'erano qua dietro. Qui siamo in prossimità di via delle ginestre. Adesso qui facciamo una piccola deviazione e andiamo a vedere questo punto in cui c'è una sorgente d'acqua ancora funzionante. Infatti si sente il rumore del ruscello qui sotto. Che poi è quello che esce nella curva di nel tornante di via delle ginestre vicino al supermercato MD. Ecco, qui c'è una specie di costruzione, doveva essere un lavatoio, non lo so, forse un tempo. Io mi ricordo che da quelle finestrelle usciva l'acqua, adesso non se ne vede più, però vedo che c'è ancora la sorgente, che è questa qua, questo tubo in cui esce un bel rigagnolo d'acqua e che può servire per dissetarsi quando si fanno le passeggiate. Naturalmente, essendo vicino alla città, è tutto molto sporco. Vabbè, ci abbiamo questi alberi, questo intrico di alberi, sembra di essere nella giungla. Guarda un po' quest'albero qua, che roba, probabilmente caduto appoggiato qui alla ringhiera. Vabbè, ecco qua il ruscello, qui si intravede anche l'acqua, si sente scorrere. Adesso riprendiamo. Questo qui non è più l'acquedotto, questa qui è una deviazione leggera. L'acquedotto in realtà, sento il rumore del trenino di casella, sta passando qua sopra. Qui apparentemente c'è un passetto, ma chissà, boh, io prati qui non ne vedo più. Vabbè, eccolo qui. Allora, questo è il ponte, è un ponticello della, questo è sempre l'acquedotto, c'è un ponte che attraversa, ecco che si sente di nuovo il trenino di casella che passa qui sopra, non si vede nella vegetazione, ma il percorso è molto vicino, si sentono anche uggiolare le ruote. Questo è un vero e proprio ponte sul ruscello. Fortunatamente quei muretti laterali sono in buono stato, per cui è agibile. Ora qui l'acquedotto in realtà prosegue sotto questo muro e si interra, e invece quindi qui l'abbandoniamo e riprendiamo un sentiero parallelo
Ecco qui, altro palazzo. Questa qui era la zona dove c'erano le casette dei gatti, dei ripari di fortuna fatti per le colonie di gatti che circolavano qua. In realtà ci deve essere ancora qualcosina, perché ho visto che qua, in questo punto, si intravede un paio di cucce molto malandate. Eccole qui, due casettine, una è questa e questa è l'altra, dove volendo un gatto può trovare casa, quindi il condominio dei gatti sempre può essere presente qui. Ed è qui riprendiamo l'acquedotto, ecco qui l'acquedotto di nuovo che esce dal terreno per il tratto finale. Qui ci abbiamo un altro canalino praticamente asciutto, un rio. E adesso passiamo dietro la chiesa. Adesso si vede che c'è una bella visione anche dei palazzi di Via delle Ginestre, in cui siamo passati dietro questi due palazzi qui. E qui entriamo nell'abitato, qua ci sono le case precedentemente costruite, la chiesa. Bello questo muro tutto pieno di margherite. L'acquedotto è interamente lastricato, sotto queste lastre esiste il canale che portava l'acqua a Genova. Questo è un acquedotto, credo, dell'Ottocento, che portava appunto acqua dalla località Presa fino al centro di Genova o comunque nelle vicinanze. Siamo davanti alla chiesa, eccola qui. Cagnone. Buongiorno. Buongiorno. Ed eccoci qua. Siamo arrivati alla fine o all'inizio, a seconda da come si percorre, in cui l'acquedotto naturalmente continua completamente interrato, forse interrotto in questo punto perché vedo che qua è stata realizzata la scaletta di discesa, quindi qui il percorso è stato troncato brutalmente e probabilmente poi sotto questo muro, sotto questa strada che vi è burlando, l'acquedotto poi procede totalmente interrato e quindi non più visibile. Ecco qua,